Eccoci, eccoci. Oggi parliamo di polpo. Polpo, vero? Gennaro? Polpo verace. Polpo, vabbè. Polpo alla Luciana. Ci sono due modi di concepire il polpo. C'è il polpo, so se veniva fatto, era prima del 1800, c'era senza pomodoro. Poi dopo l'emissione del pomodoro ha cambiato, ha fatto sì che questa fosse una salsa proprio veramente fantastica. Chi mette l'olive nere e chi non mette l'olive nere? Sono modi di vedere la cucina completamente diversi. Perché si chiama polpo alla Luciana? Perché il borgo Santa Lucia di Napoli era popolato da pescatori che venivano chiamati Luciani. Facciamo questo polpo, togliamo l'occhietto dentro, eccolo qua, l'abbiamo tolto il nostro occhio, perché è l'occhio del polipo. Gennaro, tu hai messo a fare olio e aglio, deve essere molto caldo, giusto? Sì. Giù, va bene? Sì. Beh, ecco, lo dobbiamo mettere così, mettiamo i pomodori, te li apro io, grazie, te li apro io, ecco, noi li mettiamo in una ciotola, questi pomodori così, ci andrebbe meglio il San Marzano, vero? Sì. San Marzano di origine partenopea, bene, vai, mettiamo il nostro sughetto e lo facciamo andare. Poi, un po' d'acqua. Vai, un po' d'acqua per la cottura. Prezzemolo no, eh? Alla fine. No, perché il prezzemolo mi mancava, scusa, è Gennaro. Lasciamo cuocere lentamente. Per quanto tempo, Gennaro? Copriamo una quarantina di minuti. Questa volta copriamo con carta paglia. Ecco, io questa ti devo dire, però la carta paglia l'avrei un umidire un po'. Scusa, io sono un po' perché magari se abbiamo, è chiaro, sull'induzione non succede questo, però se per caso abbiamo la fiamma di casa potrebbe dare una sfiammatina, giusto Gennaro? Sì. Quando la carta paglia è proprio leggermente bagnata, sicuramente abbiamo più il compatto intorno e poi la leghiamo con lo spago, sì. Vero? Ecco, guardate Gennaro che lavorazione che sta facendo, non so, per non far fuoriuscire questo profumo del polpo, oppure perché magari non c'erano i coperchi ci dovevamo aumentare con la doppia casseruola, perché il coperchio costava di più con la casseruola, e allora si eliminava il coperchio, ecco. Per 40 minuti, sì, lentamente, che noi l'abbiamo già preparato, adesso Gennaro fa il cambio delle casserole, l'abbiamo già preparato, vedete? Eccolo qua, togli lo spago, eccolo qua, la stessa cottura, 40 minuti, adesso lo andiamo anche a preparare e impiattare, prendiamo un piatto. Vai, eccolo qua. Però a questo punto se me lo dai qua, me lo porti qua, perché la salsa, diamogli una leggermente una piccola frullata. Sì. Allora. Vai. Ecco, io devo presentare in modo carinamente il che sia saporito e andiamo a sesimare questi tentacoli con le ventose, basta così, grazie, questa è sempre l'essenza. Prendi la purè di peperoni. Sì, purè di peperoni, andiamo a irrorare la salsa sopra così al nostro polpo alla Luciana senza olive, però mi dispiace, lo sai senza olive? Mettiamo la purè di peperoni gialli, perché gialli. No. Mi dai un po' di menta, un po' di. Siccome che voi mettete sempre il limone, sempre sul pesce, vero? Limone sfusato amalfitano. Ma lo so, però questo non era lo sfusato, non ti sbagliare, eh? L'hai presa la menta? Sì. Bene, noi mettiamo queste lamelle di limone sopra, perché mi ha dato? Vai, un goccettino di olio, campanello,
ecco, polpo alla Luciana, senza olive, scuola di pensiero, operatore, ecco qua, fallo vedere, che meraviglia, Polpo alla Luciana. Pulire il polpo, lavarlo e metterlo in un tegame di capacità tale che occupi 2/3 dell'altezza. Condirlo con sale, pepe, peperoncino, pomodori sbucciati privati dei semi e tagliati a pezzettini. E l'olio. Chiudere il recipiente con un paio di fogli di carta paglia inumidita. Assicurare la carta con qualche giro di spago fissato sotto i manici. Mettere il coperchio e far cuocere a fiamma bassissima per circa 3/4 d'ora. Togliere il coperchio, la carta e servire. Il tocco di Vissani? Un purè di peperoni gialli arrosto, scorzette di limone e menta. Parliamo, Gennaro! Della ciambotta! E chi è la ciambotta? Siamo sempre in campagna. Ma dove? A Pozzuoli, a Malpi, a Sorrento, tutto dove sei? Massa Lubretta, sempre Massa Lubretta. Sempre Massa Lubretta, hai cambiato sempre Massa Lubretta. Scusa, la ciambotta, che spiegami come funziona. Diciamo che è un insieme di verdure. Ah, carote! Carote, patate, peperoni, cipolla, peperoni, la ratatouille! Ma dai, non è possibile. Perché le chiamate così strane? Scusami, la facciamo espressa, via. Scusa, Allora, carote, ben lavate, Questa abbiamo preso una carota viola, proprio. Eccola qua, va. Vai, taglia le patate, via. Voi lo potete patate fare viola, sempre. Con la... Eccola qui, guarda che bella. Scusa, passa in padella, via. Via, cipolla. Il cipollotto. Vedi, noi prepariamo. Che sta a fare tu? La patata. Ah, la patata viola. Ma la devi tagliare obliqua. Ma veramente. Detto rondelle. Ma che rondelle? Che sono rondelle? Dai, obliqua. Obliqua. Devi tagliarla obliqua. Come nella tatuia. Vai. Cipolla. Cipolla, via. Pomodori ci sono? Sì. O li devi comprare al mercato stamattina? Ci sono. Perché tu per solito... Vai, olio. Scusa. Gira qui. Vai. Gira. Pomodori. Ma i sammarzani? Mi ha detto c'erano i sammarzani. Ha voluto quello nero, Pomodoro nero. Beh, no. Però io volevo metterli... Guarda. Volevo metterli a ventaglio, capito come? Vai. Così. Mettili dentro il pomodoro che facciamo una base, capito? Una base con questi piccoli datterini. Come li chiami questi datterini? La ciambotta. Sì. E poi la chiamano tutti ciambotta? Sì, il nome è uguale. Eh? Il nome sì. Vai, bravo, così. Metti un po' di sale, vai. Sale e pepe. Vai. Vai, bella. Zucchine, vai. Peperoni. Così, bene. Porro, vai. Vai. Tieni, dai una profumazione. Sono basilico, eh? Sì, vai. Tieni, bravo, così. Vai, metti il basilico. Queste sono rapide, eh? Croccantine, eh? Vai, croccantine. Vai la ciambotta, vai. Pomodoro nero. Pomodoro è pronto, il signor Vissani. Tendilo sotto la casseruola. Un po' di sale e un po' di pepe lì. Sì. Rapido. Mettiamo anche un po' di porro per arricchire. Ecco, queste le facciamo. Un po' di porro. Vai. Dammi la casseruola. Vai. Accendi qui. Acceso. Vai. Messo sale, vero? Sì. Scusa, io però sono... un po'. Vai. Questa. Vai. Allora, peperoni o peperuolo, come la chiami tu? A Napoli. O peperuolo. Bello carico, eh? Però è un piatto adatto per dieci. Vai. Metti qua. Sempre sopra. Allora, devi riuscire a metterlo, guarda, così. Scusa. Vai. Ah, vai sopra, scotta. No, ma mi devi mettere, no, il peperone. Qua, mi devi mettere il peperone. Dai, peperone, no? Devi fare una scaletta tecnica. Vai. Patate dove stanno?
La patata, questa viola. La patata viola. Ah, beh, vero. Scusa. Qua, dammi qua la padellina, eccola qua. Vai, la carota, eccola qua. Via. Certo, non me l'hai messa bene, però. Fammi vedere, eccolo qua. Qua, mettile qua. Non le coprire, tutti gli ingredienti, non li coprire. Quanto mettiamo in forno? Ah, metti un po' di sale e un po' di pepe? Sì. Quanto mettiamo in forno? 180 10 minuti e sentite che cosa vi mangiate. Così, li sentiamo a tavola. Operatore, dove sei? La ciambotta, eccola. Che meraviglia! Dove sta il campanello? Dammi il campanello. Vieni, campanello. Ciambotta di verdure. Tuffare i pomodori in acqua bollente, poi passarli sotto l'acqua fredda, pelarli, privarli dei semi e sminuzzarli. Lavare e tagliare tutte le verdure. Far scaldare in una padella l'olio e lo spicchio d'aglio. Aggiungere gli ortaggi, mescolare e dopo qualche minuto unire i pomodori. Condire con un pizzico di sale e far cuocere circa mezz'ora mescolando di tanto in tanto. Servire tiepida, guarnita con foglie di basilico. Il tocco di Vissani? Carota nera, pomodoro nero, patata viola e tutte le verdure a rondelle. Senti questo campanello, ci emoziona, Gennà? Dai, scusami, sì. Dobbiamo mettere giù i... vermicelli. Ma a proposito di vermicelli e spaghetti sono completamente diversi. Voi sapete che la misura del vermicello e dello spaghetto cambia lo spessore, vero? Sì. A Pozzuoli c'è questa venericoltura, è una delle più grandi, diciamo, come allevamenti di cozze, vongole. Proprio le vongole veraci, come si fanno a capire se sono di allevamento o sono pescate? Guardate, eccola qui, via sto campanello. Perché? Tieni sto campanello, non lo voglio. Scusa, quando mettiamo le vongole veraci, guardate così, no? Che le mettiamo, le dovremmo controllare una per una. Si guarda immediatamente. Queste, per esempio, sono di allevamento. Perché hanno la buccia più spessa? E guardate, non a caso, io le posso far aprire, mentre che abbiamo visto il nostro amico Gennaro. Guardate, eccola la differenza. Guardate qui, sono gialle sulla punta e sono doppie. Poi, quando le portate fuori, che le dovete mettere a... lo mettete con un po' d'acqua tiepida, non gelata, neanche molto calda, ma acqua. Guardate, ve lo faccio vedere. Ecco qui, anche qui è un problema, che queste acque sono veramente molto... c'è molto cloro. Una puntina di sale, così, e le lasciate lì per tutta la sera. Tanti mettono il prezzemolo, io non amo il prezzemolo perché lo rincontriamo sempre difficoltoso, poi quando andiamo a ridere e ci devono non sempre... Non mette il prezzemolo, ma metterà un'altra cosa. Che mettiamo? Un caffè shakerato e vodka. È bravissimo, con le vongole veraci. Allora, però, ecco, lui ha mandato avanti l'aglio, gli fa dare questo colore. Ecco. Io vado a mettere le vongole togliendole dal fuoco. Perché le devo togliere dal fuoco? Perché se per caso in questo momento ho la fiamma, si possono leggermente affumicare e diventa un problema. Allora, bisogna stare molto, molto, molto attenti. Ecco, guardate, io se alzo così, si devono aprire leggermente. Gli spaghetti cuociono, ecco, noi mettiamo caffè, guardate, caffè espresso nello shaker, caffè, mettiamo un goccettino di crema di latte, io non ce la mettevo, però mi ha detto Gennaro che ce la vuoi mettere, vabbè, io non ce la mettevo, va, fammi vedere, me la prendi qualcheduna, dai, ecco, io la prendo qualcheduna, ecco, ci mettiamo le vongole, ci mettiamo, ecco, un cucchiaio di vodka, piccolo cucchiaio, acqua di cottura delle vongole,
E poi a questo punto, dove sta il famoso prezzemolo? Il prezzemolo lo mettiamo qui, perché lo sa che, perché non mi potrebbe passare. Manca la cosa importante, il ghiaccio. Bravo, il ghiaccio. Ecco fatto. Pronti, non mi fa asciugare, eh? Pronti lo spaghetto? Va bene? È cotto? Fammi vedere, quanti minuti? Via. Mi si sta asciugando, aspetta. Mi si sta asciugando, ho paura. Vai. Non bisogna... Vedi, lui non ha neanche lo scolapasta, terribile. Con tutto il guscio. Vai. Vedi, vai, falle aderire. Prendiamo un piatto, eccolo qua. Ma sono pronti ormai. Vai, mettili bene. Io intanto metto il caffè shakerato con vodka. Vodka, abbiamo detto. Vodka, caffè, panna, vongole. Mi sembra Brunelleschi, la cappella di Brunelleschi. Vai. E vai, metti due vongole, no? Ma allora, sembra proprio tirato, sì. Ecco qua, questo che è? Arriva. Vai. Scusa, dammi il campanello, va. Campanello pronti? Allora, vermicella alle vongole veraci, di Pozzuoli, con caffè shakerato alle vongole, vodka e goccettino di olio. Mi raccomando, a me sempre l'operatore. Tenete sempre banco, donne. Vermicelli con le vongole. Lasciar spurgare per mezza giornata le vongole in acqua fredda salata, poi sciacquarle. In una padella mettere a scaldare l'olio, gli spicchi d'aglio e il peperoncino. Quando l'aglio avrà preso colore, toglierlo dall'olio, eliminare anche il peperoncino e unire le vongole. Agitare il recipiente sulla fiamma in modo che il calore riesca ad aprirle tutte. Lessare la pasta al dente, scolarla, unirla alle vongole, farla saltare un paio di minuti nella padella, spegnere la fiamma, spolverare di prezzemolo tritato e servire. Il tocco di Visciani? Un caffè shaker alla vodka con acqua delle vongole, limone e prezzemolo tritato. Eccoci, suona il campanello, partono i minuti. Gennaro caro, oggi che facciamo? Pesce all'acqua pazza. Ma dai, con questa acqua pazza che... Gennaro, spiega per piacere. Gennaro, non mi fa arrabbiare, come spiega? Che ha messo come olio... Come sempre. Gennaro, per piacere. La base è sempre quella. Olio e aglio. Poi? Si fa soffriggere. Poi mettiamo... i pomodori. Hai il peperoncino, no? Dopo. Ah, dopo. Pomodori. Quanti pomodori vuoi? Tre pomodori. Come tre pomodori? Tre pomodori soli? Sì, questi. Tre pomodori, poi? Anche questi qua? Sì, tieni. Prendi. Mettili dentro. Poi? Poi mettiamo il peperoncino, l'origano fresco. Vai, bello, mi interessa. Per cui posso? Sì, una sì, volta vai. Fatto questo. Peperoncino, poi? E origano fresco. Come mai non c'è il prezzemolo, Gennaro? Questa volta no. Via, prendiamo. Mettiamo un po' d'acqua. Io la metterò giù tutta? No. No, però, scusami, l'acqua di più, lo sai perché? Perché prende prima di tutto profumo, sentite il profumo dell'origano, ma poi veniva usata sicuramente l'acqua di mare, che era, la prendevano in alto mare. Ah, vedi, il sale non c'era bisogno perché l'acqua era già... All'epoca si fa. All'epoca sì. Bene. Allora, io intanto vorrei sfilettare il pesce. Quando lo dobbiamo sfilettare, dal mio punto di vista, è meglio lasciarlo con tutta quanta, non sviscerato. Lo prendiamo, vedete, dalla parte così. La linea centrale della spina, vedete, dovete mettere sempre le mani così. La spina dorsale ci deve fare da, come una linea dritta, in modo che da sfilettare il pesce, eccolo qua, vedete? La salsa è pronta, Pronta, fammi vedere. Fammi la salsina. Eccola. Adesso prendiamo il sarraco, l'andiamo a fare a pezzi così? A pezzi così? Noi sì, ma in realtà è... Intero, però noi lasciamo così,
Ecco, lo mettiamo qui dentro perché la salsa è pronta. Prendiamo un po' di scorfano che l'abbiamo già fatto prima, ecco, e poi ci mettiamo anche la nostra mormora che l'abbiamo sfilettata adesso a pezzi. Facciamo il burro di paprika che l'abbiamo preparato, è burro ammorbidito sul tavolo, così, spalmato, ci si mette della polvere di paprika, proprio della polvere di paprika, si fa tutto insieme, considerate che su 100 grammi di burro potete mettere 20 grammi di paprika, ecco, noi l'abbiamo già ammorbidito, eccolo qua, vedete, burro di paprika, eccolo qua, noi facciamo, ecco, pronti il piatto, sì. Io mi prendo una salsettina, scusa, fammi vedere, togli. Passiamo. Eccola lì. Ah, bravo, bravo. Questa volta l'ho prevenuta. Ah, lo sapevi, eh? Birbaccione. Ecco qua. Si sente il profumo dell'origano. Questo, oh, e di qualche cosa. Non mi dici niente. Io vorrei che tu... Pomodoro? Sì, qualche pezzo in grande. Ecco. Mettiamo una piccola percentuale di burro di paprika, vedete? Ecco. Prendiamo il piatto, giramela così. Ecco, prendo il piatto, anzi, vi do un piatto nobile, guardate che bellissimo piatto. Qua. E mettiamo tutti questi pesci, il fragolino, la triglia, il saraco. Aspetta un momentino, mi dai il costone del pane? Sì. Guardate, sentite già il profumo. Prendi l'olio. Sì. Mettiamo il pezzettino di pomodoro intero per far vedere che l'acqua pazza. Che bello. Vai. Invece di lasciare il crostone che potrebbe dare una sensazione non interessante magari anche quando voi lo vedete, pane abbrustolito semplice, croccante, quel bel pane napoletano che sa di sale, bello, e poi lo mettete sopra così, guardate, sopra così, l'origano fresco, un goccettino di olio sull'acqua pazza, beh, io, cari amici, ci resta che mangiarlo, il tempo è passato. Ma noi ci divertiamo, vero Gennà? Sempre. Sempre. Operatore, a te il piatto. Insieme a questi pesci nobili. Pesce all'acqua pazza. Tuffare i pomodori prima in acqua bollente qualche minuto e poi in acqua fredda. Poi spellarli, privarli dei semi e spezzettarli. Versare in un tegame circa mezzo litro d'acqua, pomodori, gli spicchi d'aglio, origano fresco, peperoncino, olio e sale. Mettere il coperchio e lasciare bollire per una mezz'ora. Nel frattempo pulire i pesci e lavarli. Metterli nel recipiente, salarli e proseguire la cottura per circa un quarto d'ora, girandoli una volta. Tostare le fette di pane e strofinarle con uno spicchio d'aglio. Servire il pesce appoggiato sul pane, completando con parte dei pomodori e del brodo di cottura. Il tocco di Vissani? Pesci a filetti, burro alla paprika e pane tostato sbriciolato. Dove è la chiappa mosche? C'è la chiappa mosca? No, chiappa mosca.